Ben ritrovati, miei cari avventori dell'Usona Barcalcio. Torniamo a parlare di Bulagna e oggi avevo promesso avremmo parlato principalmente, no, di questo difensore centrale che il Bologna sta andando a prelevare sul mercato, perché questa è cosa certa: il Bologna al 100% prenderà un quarto centrale di difesa, perché dopo Beukema, dopo Lukumi, dopo Erlich, il Bologna vuole anche un'altra alternativa, quindi quattro potenziali titolari, che poi sarà Vincenzo Italiano a saperli giostrare e gestire. È uscita questa mane una voce, no, di mercato, per l'appunto, su tale direzione. Mi pare il resto del Carlino, che addirittura ha messo le cifre esatte sia per quanto concerne l'ingaggio da andare a retribuire dando un massimale, sia il costo del trasferimento dando una forbice. Adesso dunque andiamo a parlare di questo ed andiamo a vedere de facto quali sono i nomi che in queste ore si stanno passando al vaglio e che possono soprattutto andare ad incarnare quelle che sono le cifre entro cui il Bologna vuole rimanere. Prima però di imbatterci in questo discorso, come sempre, iscrizione al canale, condividerlo e ora il mi piacino è permesso e concesso. Grazie! Allora, quali sono questi parametri? Iniziamo da questi per poi andare a vedere i nomi. I parametri sono, secondo, ripeto, il resto del Carlino, che questa mattina recita come il Bologna voglia rimanere in una forbice di costo del trasferimento, cioè di soldi da andare a donare alla squadra venditrice, che sarebbe tra gli 8 e i 10 milioni di euro. Quindi oltre i 10 il Bologna non vuole andare. Per quanto concerne invece lo stipendio, l'ingaggio che il Bologna vorrebbe andare massimo a dare al giocatore, si parla qua tra una cifra tra gli 800.000 e 1 milione di euro come massimale. Dunque questi sono i parametri per quello, no, che si dice essere il post Calafiori. Difatti Erlich de facto sarebbe il quarto centrale, almeno ai nastri di partenza, poi Martin Erlich starà poi anche lui giocarsi le sue chance e scalare posizioni, ce lo auguriamo tutti, anche se verrebbe da pensare, sperando per meriti di Erlich e non per demeriti degli altri, perché altrimenti sarebbe quantomeno pislacca la situazione. E allora, no, si parlava del post Calafiori, quindi voglio ricordare il giocatore che è stato ceduto con dei parametri di 45 più 5, quindi costo totale del trasferimento 50 milioni, e mi sembra che l'Arsenal vada a corrispondere a lui 4 milioni di euro di ingaggio, ma qui potrei sbagliare sull'ingaggio che percepirà Calafiori, ma penso non di tanto. Dunque, ecco, comunque, da 50, cioè 45 più 5 che abbiamo preso per Calafiori, i paletti del Bologna sono 8-10 milioni, ripeto, per il trasferimento e 801 milione per l'ingaggio. Dunque, chi sono questi papabili? Andiamo sul papabile A/2 e uno si chiederà: ma come? Allora chi è il papabile A/1? Era Hummels, e Hummels non sa da fare, quindi inutile anche qua stare a parlare. Poi certo, potremmo stare qui a dibattere sul perché Hummels non ha accettato, perché Hermoso non ha accettato, perché Calafiori non è rimasto, perché Zirkzee non è rimasto, perché Thiago Motta non è rimasto, perché Lukumi sbuffa e vorrebbe andarsene, ma adesso non lo facciamo. Eventualmente, se me lo richiedete, lo faremo in un altro video. Adesso cerchiamo quindi di andare a vedere che cosa de facto si può fare. Quindi, stavo dicendo, papabile A/2 si tratta Logan Costa, che quindi de facto all'oggi è il nome numero uno sul taccuino di Giovanni Fiducia Sartori. Logan Costa, 23 anni, del Tolosa, società da cui abbiamo preso sempre quest'estate Dallinga. E Logan Costa è un giocatore, come abbiamo visto nei giorni scorsi, che ha fatto una grande stagione quest'ultima con il Tolosa, però abbiamo anche visto come l'anno scorso, 2 anni fa e anche 3 anni fa, dove giocava addirittura in Serie C francese, non è un giocatore che, a parte quest'anno, abbia CV alla mano chissà quali statistiche.
è un atto di fiducia completo in quello che è la visione di un santo graal come Giovanni Fiducio Sartori, quindi noi tutti ci fidiamo. Io lo ripeto e lo ripeterò fino allo sfinimento, perché io non mi invento niente. Io Logan Costa non lo conosco, non l'ho mai visto giocare, se non quegli highlights, skill per curiosità, su cui però è inutile stare a dare un fondamento di forza per quello che si può vedere da un giocatore, da quello, quindi non posso dire nulla. Io non lo conosco se non dalle statistiche che vi ho narrato, che a parte quest'anno non sono esaltanti, però mi fido. E qua si parlava addirittura come solamente nella giornata di ieri l'altro il Toloso volesse racimolare 18 milioni di euro tra bonus e parte fissa. Oggi questa cifra sembra drasticamente già calata, forse più verosimilmente non erano vere, no, le cifre abnormi che si davano nei giorni scorsi. Fatto sta che il Bologna conta di chiudere per l'appunto su una cifra massima, guarda caso, di 10 milioni di euro. Più sono verso gli 8, più si sarebbe tutti contenti. Se l'opzione però Logan Costa non dovesse andare in porto, perché appunto il budget è quello che è, il Toloso magari vuole qualcosa in più che il Bologna non è disposto a dare, allora si va all'opzione A/3. L'opzione A/3 sarebbe rappresentata da Alexandro. Non vi pigliate un colpo, non è l'Alexandro ex Juve, ora svincolato penso, non è lui, quindi almeno questa fortuna ce l'abbiamo. Però insomma, poi bisogna vedere se poi è fortuna uguale maniera che andrà a prendere quell'Alexandro, posto che sono, erano ruoli diversi, ma torniamo a noi. Alexandro, di cui si parla come opzione A/3, gioca, è un difensore del Lille, squadra da cui prendemmo a suo tempo Adama Somauro. Anche lui, adesso mi pare di ricordare, sia un 22enne, mi pare di ricordare massimo 24, mi do una forbice tra i 22 e i 24 anni, ma penso di ricordare 22enne, quindi Alexandro penso sia brasiliano, non vorrei dire una amenità, ma penso sia brasiliano. E qua, anche qua, io, giocatore di cui non ne conoscevo l'esistenza fino a tre giorni fa, da quando è stato nominato, anche qua ci si fideremmo, però insomma non è certamente un giocatore per cui uno dice wow, è arrivato il giocatore perfetto per andare a contrastare Vinicius Junior, Mbappé e quant'altro in Champions League. Però anche qua ovviamente ci fidiamo, se i nostri uomini mercato, anzi restringiamo la cerchia, se Fiducia Sartori ha visto in lui qualcosa di valido, noi ci si fida. Quindi abbiamo detto Logan Costa è l'opzione number one al momento, Alexandro è l'opzione number two, poi si parla, anche se poi qua secondo me è di contorno e non so quanto sia vera, di Osterward, che gioca in Turchia nel Fenerbahce, come opzione A/4, cioè opzione 3 all'oggi. Però questo poi più che altro mi sembra sia più un terzino sinistro, se non erro, che un centrale. Ah, giusto, una cosa interessante è che Logan Costa dovrebbe essere di piede destro, mentre Osterwood e Alexandro sono di piede sinistro. Piede sinistro, come ricordiamo, era Calafiori. E come, attenzione che qua metto a posto se ci riesco, no, non sono riuscito del tutto, e come appunto era Calafiori, e come è Lukumi che sappiamo sbuffare in queste ore di mercato, e vediamo che cosa ne uscirà, cioè se ne uscirà proprio letteralmente o meno. Chi invece esce letteralmente, chiusa la parentesi appunto panoramica dei centrali, che perlomeno sono usciti sui rotocalchi, va bene, è uscito oggi Raimondo, che va al Venezia in prestito, se ho capito bene, con riscatto e contro riscatto a favore del Bologna. Le cifre non sono emerse ulteriori, non si sa quali siano questi riscatti e contro riscatti, lo capiremo e lo scopriremo cammin facendo. Raimondo, dunque, gli mandiamo un grosso in bocca al lupo e speriamo soprattutto che a Venezia poi possa giocare, cosa secondo me non certa, comunque staremo a vedere. E poi Vanoidon se ne va a Cesena, e forse Cesena ho letto che se ne può andare anche Ilic in prestito. Su Vanoidon ne è sicuro al Cesena, su Ilic forse è più una proposta che il Bologna ha fatto come pacchetto che qualcosa di già fatto e concreto. Comunque potrebbe anche essere che entrambi per l'appunto se ne vadano a Cesena. E poi ce n'era un altro, Corazza, che ho letto che il Bologna vuole dare in prestito, anche perché è il ragazzo
ha fatto sapere di voler andare a giocare. Su di lui c'è un trittico di interessamenti, due dalla B e uno dalla Slovenia. La squadra slovenia è il Maribor, non so come il Maribor possa essere arrivato a Corazza Tommaso, però vabbè, ce lo spiegherà poi eventualmente lui se lo desidererà. Box commenta a tua disposizione, caro Tommaso, siamo tutti in attesa di saperlo. E la Carrarese e il Cosenza sarebbero invece le due compagini di Serie B interessate al giocatore. Mi accorgo adesso che c'era l'aria condizionata a palla, per cui probabilmente non avrete sentito un cazzo. Ottimo. Detto questo, fatemi pensare, perché sicuramente c'erano altre cose degne di nota e interessanti da andare a rendicontare insieme. Sì, il centrocampo per l'appunto, il Bologna non esclude si possa intervenire anche sul centrocampo, ma non esclude neanche il contrario. Quindi il Bologna sembra quasi riconoscere poter fare qualcosa di più a centrocampo, ma non dar la certezza a quel qualcosa in più volerlo fare. Forse si dovranno valutare anche i parametri finanziari, cioè quel che rimane dopo la presa del difensore centrale, in virtù del fatto che il Bologna pare essere a corto di soldi, se non altro da voler spendere, perché ne saremmo ampiamente pieni dopo quello che abbiamo raccimolato quest'anno. Ma vi ricordo il motivo per cui non si vuole attingere più di tanto: perché c'è il famoso rientro del piano economico che si narrava, no, con Thiago Motta sarebbe stato qualcosa di più docile, adesso invece a quanto pare, dati di fatto, è qualcosa di più aggressivo. Bene, quindi per questo motivo bisognerà valutare il centrale di centrocampo, dove i nomi sono quelli che poi abbiamo fatto ieri, niente cambiato, cioè Mandela Keita, Tesman, Casadei, ma soprattutto Torsberg, che è quello forse più facile a cui ambire e dunque raggiungere. Poi c'è sempre ovviamente, questa l'aggiungo io, la chicca di fine mercato che potrebbe regalarci il Giovanni Fiducia Sartori, cioè quel giocatore d'attacco di qualità. Stiamo a vedere se possa arrivare. Berardi sappiamo essere un giocatore con convalescenza oggi, ma che proprio per questo, proprio perché è andato in B col Sassuolo, potrebbe essere una presa a basso costo e oggi rappresentare secondo me un ottimo investimento poi per il prossimo futuro, perché giocatore veramente fenomenale per quanto mi riguarda, che potrebbe da qui alla fine carriera essere un di Natale della società che lo va a prelevare e ci va a credere. Staremo a vedere se Sartori fiducia è di tal avviso o meno. Io per il momento direi di avere riassunto il tutto. Fatemi sapere, carissimi box commenti, che cosa ne pensate per quanto riguarda la presa in difesa, su quale fossi tu il Giovanni Fiducia Sartori andresti, o se invece hai un nome nuovo da voler avanzare. Noi siamo qui tutti che lo ascoltiamo, e forse anche Fiducia Sartori stesso, chissà mai. Ok, e poi ci si sente col campanaccio pastorale sempre attivo a Marchmand. Alle prossime chiacchiere da barbo sotto.